Fulici in anticipo. Andate avanti. De Mangone avanti, non di traverso. De Mangone avanti. Pronti. Uno, due, tre. Segnale subito valido con Oddone, più veloce di Ohio FKS, quindi One Way Lulu che passa in terza posizione. In vantaggio Oddone con Igor Guasti nei confronti di Ohio FKS, come doveva essere. Un po' lento a mettersi sulle gambe invece il Norton BLG tra quelli a 40 metri. Oddone, Ohio FKS e One Way Lulu, questi sono i primi tre. In quarta posizione Wasorar. Sposta per un attimo Ohio FKS e poi torna sotto perché Oddone fa capire di voler correre davanti. Fila indiana molto allungata, Oddone paga 9,69, Ohio FKS si apre di galoppo. E così in seconda si ritrova One Way Lulu avanti a Wasorar, di fuori il primo a spostare Orazio GK che si porta presso Ordera S. 47,3,600, 31,2 da rimbocco della curva al palo. Ora si formano le pariglie, ha spostato anche Oriani Kiu. Oddone, One Way Lulu, Wasorar, Need for Speed, questi quattro alla corda, di fuori Orazio GK con in scia Ordera S e Oriani Kiu. Si sta per andare di nuovo di fronte alle tribune mentre Orazio GK è arrivato a tiro di Oddone. Si sta per completare il primo chilometro a passo costante, bisogna tenere conto dell'avvio da fermo. Chilometro in 1,18,4, 31 dal palo a metà retta opposta con Oddone toccato con la frusta per ribattere a Orazio GK. Bene in seconda pariglia Orna S in anticipo su Oriani Q alla corda, ben in mano anche One Way Lulu. Questo paletto in 14,8, 1,33,2 i 1,200. Orazio GK non fa più respirare Oddone, o forse Oddone vuole farla sentire Orazio GK. La si può leggere come si vuole, One Way Lulu, seconda la corda ben appostata, Ordera S in un'ottima seconda pariglia, cala invece Wasorar, superato da Oriani Kiu che può fare dentro e fuori per adesso. 31, questi 400, frustino avanti Oddone, deve camminare, Orazio GK non scherza per nulla e così si completa un miglio abbastanza svelto per il contesto in 2-3, ma 29-8 anche questi 400. Con Orazio sempre a mezza lunghezza da Oddone, One Way Lulu ben appostata la corda, Ordera S in seconda pariglia. Tatticamente non sta cambiando nulla, però si cammina. Questi 400 in effetti si stanno completando in 29,7, paletti in 15 scarso. Con Orazio sempre a mezza lunghezza da Oddone, che però è sempre richiesto, Ordera S bene a schiena indietro Tommaso Di Lorenzo, così come bene in corda c'è One Way Lulu. 6,50 al traguardo, i due giri di pista di Oddone MP in 2,34 con 31 per questo parziale. Orazio viaggia più facile di Oddone, lo copre interamente. Oddone braccia frusta, Orazio ancora in mano, Ordera S che sposta in terza ruota per dare il parziale, prova a avvicinarsi anche Oriani Kiu, sposta dalla corda One Way Lulu. È arrivato Oddone con questi 400 in 31,1, passano Orazio e Order, ma si avvicina anche Oriani Kiu, si riprende Oddone perché gli altri due si sono per un attimo agganciati, quarta ruota per Oriani Kiu, poi One Way Lulu, Oddone così è di nuovo in vantaggio, Ordera S sprinta a centropista, sul passo Orazio GK, poi Oriani Kiu, un altro arrivo molto equilibrato con Ordera S a centropista, che piazza il parziale determinante, Ordera S in vantaggio, inseguito da Oriani Kiu, Ordera S, torna quello dei giorni giusti dopo l'ultima brutta prestazione, Oriani Kiu secondo, Oddone alla fine salva il terzo, Orazio GK negli ultimi 2,50 è crollato letteralmente. La vittoria per l'Ordera S, Tommaso Di Lorenzo, il raddoppio da trainer per Mauro Baroncini e il Divignano Team. Ordera S paga 6,20, Tommaso la prima oggi, Mauro la seconda da trainer, i colori della scuderia, Bettola.